Antonio Passerelli è il nuovo presidente dell'ATER di Civitavecchia. La nomina che lo trasforma da commissario a presidente è arrivata a fine aprile. Insieme alla nascita del nuovo consiglio d'amministrazione, il nuovo numero 1 ha già iniziato a lavorare dando continuità al suo percorso iniziato nel 2013. Ma ci sono anche grandi cambiamenti. Il primo è legato al mancato rinnovo della convenzione con il comune di Civitavecchia per la gestione del patrimonio immobiliare. L'intervista. Siamo al telefono con Antonio Passerelli, passato da poco da commissario di ATER a presidente appunto di ATER. Passerelli, quali sono gli obiettivi che si è dato con il nuovo CDA che da poco si è insediato? Allora, intanto ringrazio il presidente Zingaretti e l'assessore Massimiliano Valeriani per avermi riconfermato la fiducia che dal 2013 mantengono ferma nei miei confronti. Il mio operato è stato quello di risanare un'azienda che quando l'ho presa perdeva 1.300.000 euro l'anno. A oggi sono già, questo credo che sia il quinto anno che chiude il bilancio in attivo, per cui diciamo il progetto di commissariare l'azienda per risanare i bilanci è stato centrato. I progetti che abbiamo, come tanti sanno, l'amministrazione Passerelli è stata un'amministrazione che ha sempre cercato di andare a prendere finanziamenti dal GSE e da tutti gli incentivi che lo Stato già da qualche anno aveva messo in campo, fino ad oggi arrivare a, chiaramente, ad avere una disponibilità da parte dello Stato eccezionale, che è quella del 110% del Sisma Bonus, che chiaramente ci darà la possibilità di rinnovare totalmente i nostri alloggi, tutto il patrimonio immobiliare dell'ATER Civitavecchia. Una grande novità riguarda il rapporto con il comune, quindi con Palazzo del Pincio, no? Con l'interruzione della famosa convenzione che andava ormai avanti da diverso tempo. Sì, diciamo, nasce questa convenzione. Io quando arrivai in ATER, il rapporto ATER-Comune era la volemose bene. Chiaramente queste cose non possono andare, non può essere gestito in questo modo, e con l'amministrazione di quel periodo, che era l'amministrazione 5 Stelle di Antonio Rossolino, abbiamo messo a punto un contratto di servizio. Il contratto di servizio che è andato avanti per 5 anni, un po' di più, quasi 6, fino ad arrivare a fine giugno, che è scaduto, e questa amministrazione non, apparentemente no, al momento non la può rinnovare. Adesso non so se poi vogliono ritrattarla, comunque oggi noi non siamo più i gestori del loro patrimonio immobiliare. Che significa questo, Passerelli, praticamente? Che le manutenzioni degli alloggi se le fanno da soli, non siamo più noi a fare. Noi per 5 anni abbiamo riscosso i canoni loro, degli inquilini, e con quei canoni, in più mettendoci altre risorse, perché i canoni non sono sufficienti, abbiamo fatto manutenzione ai loro alloggi. Tutto questo non avverrà più. Si trova tuttora ricoverato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia nel reparto di salute mentale Luciano Zeuli, il 54enne scomparso lunedì della settimana scorsa da Campo dell'Oro e ritrovato ieri a Tor Pignattara. L'uomo, mentre stava per tornare a casa, non si è sentito bene e quindi sono state necessarie le cure dei sanitari del nosocomio cittadino. Il civitavecchese è stato recuperato dai fratelli in seguito ad una segnalazione arrivata nel pomeriggio e dopo la svolta nelle indagini, arrivata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione, che lo avevano ripreso mentre nei giorni scorsi prendeva un treno per raggiungere Roma. Saranno proprio i sanitari e i familiari di Luciano a cercare di capire che cosa abbia spinto l'uomo ad allontanarsi senza avvertire nessuno della sua intenzione. Visto il successo degli ultimi appuntamenti, l'ASL Roma 4 punta forte sugli open day vaccinali. Anche a Civitavecchia, dove al Lab del Porto saranno organizzate una serie di giornate per la somministrazione dei vaccini Johnson & Johnson e Moderna. Dal 15 al 20 di agosto e il 22 del mese corrente, dalle 8.30 alle 14, saranno attivi gli open day di agosto. Chiunque vorrà, senza prenotazione, riceverà la sua dose di siero. Parallelamente, le giornate di sabato, il 14, il 21, il 28 agosto ed il 4 settembre restano dedicate agli utenti dai 12 ai 17 anni dalle 8.30 alle 19 nell'ambito del piano per il rientro a scuola in totale sicurezza.
Un fine settimana record, quello immediatamente precedente il weekend di Ferragosto per il porto di Civitavecchia. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, lo scalo marittimo locale ha registrato il transito di circa 30.000 passeggeri e di oltre 13.000 autovetture al seguito. Numeri straordinariamente importanti che pongono Civitavecchia ancora una volta al vertice delle classifiche nazionali, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna. Da considerare, peraltro, che le operazioni si sono svolte nella massima tranquillità e sicurezza, di come tutti i protagonisti ai vari livelli della gestione delle partenze hanno saputo recitare a memoria un copione consolidato, frutto di una professionalità che è andata aumentando di anno in anno. Vedere il terminal pieno di persone e auto pronte a imbarcarsi per la Sardegna e la Sicilia, ma anche per la Spagna, spiega il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, riempie gli occhi. In questo primo fine settimana di agosto il porto di Roma sembrava la fotografia pre-pandemia. D'altronde i numeri parlano chiaro, visto che ci troviamo ben oltre le 30.000 unità. Tutto esaurito nei posti a sedere, oltre 1.000 persone fuori alla recinzione per ascoltare il concerto di Michele Bravi. Ieri sera il vincitore della 7ª edizione di X Factor ha eseguito in una suggestiva versione pianovoce i brani contenuti nel fortunatissimo concept album La geografia del buio e alcune delle sue canzoni di maggior successo. Come detto, l'evento è andato sold out, anche se in tanti, soprattutto teenagers, sono arrivati alla Marina per ascoltare, seppur a distanza, le canzoni del loro idolo. Non solo, le giovani sono rimaste fino alle 2 di notte a Piazza della Vita per scattare qualche foto, scambiare una battuta con Michele Bravi, prendendo d'assalto il camerino del giovane artista. Ma tornando al concerto di ieri, sentiamone alcuni passaggi. Massimo Castagnari ha già lavoro per portare il Civitavecchia in alto. Ieri pomeriggio i nerazzurri hanno iniziato la preparazione atletica in vista del campionato di eccellenza che vedrà il via il 19 settembre. Prima di iniziare il tecnico ha voluto a lungo parlare con i giocatori per calcare sin da subito la sua impronta sulla squadra. Ma il mercato del club non è ancora finito. Ascoltiamo le impressioni del direttore sportivo Da Ponte. Daniel Da Ponte, il CIEC è pronto per prepararsi al prossimo campionato di eccellenza. Avete costruito una squadra di vertice con ingressi importanti, quindi è soddisfatto di questo mercato? Sì, personalmente sono soddisfatto, la società è soddisfatta del mercato fatto, sicuramente manca ancora qualche operazione per definire la rosa. Faremo, come avevamo detto, come avevamo promesso nella prima conferenza di presentazione della stagione, quindi il 1° luglio, avevamo detto che avremmo fatto un'operazione per reparto. Manca un'operazione importante da fare in mezzo al campo, la faremo perché vogliamo consegnare a mister Castagnari una rosa il più possibile competitiva. Poi chiaramente sarà il campo a dirci se la rosa allestita sarà all'altezza del tipo di campionato che vogliamo fare, quindi come dicevo faremo sicuramente un'operazione e mezzo, andremo a definire la rosa con qualche altra operazione, abbiamo qualche ragazzo in prova che vogliamo vedere e valutare. E vediamo, è sempre bello partire perché comunque è un po' come se fosse il primo giorno di scuola, no? È sempre bello, è sempre una bella emozione iniziare, soprattutto per me che per la prima volta mi trovo qui a lavorare per Civitavecchia. È un piacere veramente grande, perché per un civitavecchiese poter lavorare per Civitavecchia è qualcosa di bellissimo veramente. Quindi la squadra completata all'80-90%, diciamo così, come anche nelle previsioni quando avete presentato mister Castagnari? Assolutamente sì, perché comunque il discorso è molto semplice. Quando si vuole andare a costruire, almeno si cerca di costruire una squadra composta da giocatori importanti, bisogna avere anche la pazienza di aspettare questi profili importanti, che chiaramente essendo importanti in quanto tali appunto possono ricevere anche chiamate da categorie superiori, quindi questo fa parte del gioco, noi ne siamo consapevoli, ne siamo diciamo ben consci di questa cosa, quindi ne prendiamo atto, la accettiamo e continuiamo a inseguire i nostri obiettivi, consapevoli del fatto che noi siamo il Civitavecchia, quindi siamo una piazza importante e quindi siamo convinti di poter convincere i giocatori anche di fronte ad offerte di categoria superiore, perché quando ti chiama una piazza come Civitavecchia, secondo me ti fa piacere a prescindere dalla categoria.
Nemmeno il tempo di annunciarlo e subito c'è stato un retrofront. Nelle scorse ore la Dispoli aveva raggiunto l'accordo con il portiere Marco Paoloni, negli ultimi anni balzato agli onori delle cronache nazionali per le vicende legate al calcio scommesse, da cui è uscito senza condanne. Ma la notizia ha scatenato numerose polemiche, soprattutto via social, dove venivano lanciate accuse a Paoloni proprio in merito alla questione calcio scommesse, che ha convinto il club rossoblù a rinunciare alle prestazioni di Paoloni, che vanta esperienze anche nel settore giovanile della Roma in Serie B con la Ternana, oltre a far parte della nazionale Under 19. Il trattamento ricevuto dalla Dispoli mi lascia demoralizzato interiormente, ha dichiarato Marco Paoloni. Non è accettabile che la società non abbia tutelato un suo tesserato. Sono una persona innocente sia a livello penale che sportivo e mi sono trovato davanti a diffamazioni gratuite e senza senso. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.